Buongiorno ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di SonnyChan! Quest'oggi mi vedete in tenuta sportiva perché ho intenzione di compiere un'impresa davvero ardua! Ed infatti proverò a scalare una montagna da sola! In realtà non so se questo video uscirà effettivamente perché potrei non riuscire nell'impresa, quindi se nei prossimi giorni non avrete mie notizie, beh, chiamate i soccorsi! Intanto, se volete farmi felice e supportare la mia impresa eroica, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mi raccomando seguitemi su tutti i miei social. Secondo voi riuscirò ad arrivare in cima alla montagna? Si accettano scommesse? E intanto sbrighiamoci e andiamo! Ragazzi, sono arrivata ai piedi del sentiero che voglio percorrere e lì guardate c'è la montagna che mi attende e si va in mezzo alla natura. Certo, questa strada senza neanche un'anima viva fa un po' paura. In realtà cose del genere andrebbero fatte un attimino in maniera più organizzata. Ovviamente ho detto a tutti i miei cari dove mi trovo, mi sono scritta la via dove ho posteggiato la macchina per non perdermi e niente, ce la farò. Ragazzi, sono davvero super fiduciosa, non vedo una cippa lippa, ecco perché ho i miei occhiali da sole. Oh, perfetto, ora sì che si ragiona ragazzi. Guardate che meraviglia ragazzi, adoro, la montagna è lì che mi attende. Sembra super ripida. Speriamo soltanto che il sentiero continui, altrimenti non ho che fare, non posso mica arrampicarmi sulle rocce. Ma fin quando c'è la strada continuerò a camminare. Più o meno ragazzi, ok, è bene che guardi per terra. Io già che sono un pericolo per me stessa, ma poi guardate qui è tutto pieno di fosse. Oh oh ragazzi, c'è un cane che mi guarda malissimo. Guardate, mi sta venendo incontro, spero solo che sia buono. Oh mio Dio, Sonny ci hanno sbranato dai cani. Ma ciao bello, dimmelo che sei buono tu, eh? Perché io ho davvero tanto paura dei cani grandi. No, voleva soltanto fare i suoi bisognini, mi sa. Cucciolo, che c'è? Sei un po' allergico ai fiori? O hai il COVID? Avrò un'allergia davvero grande al polline. Ci vuoi fare compagnia? Che dici? Vieni con noi? Ragazzi, perché continua a girarmi intorno come se fosse un avvoltoio? Mi fa paura. Sei un bel cagnone, non deve avere paura, vero? Mi sbrana, non mi sbrana? Oh, ma no! Bene ragazzi, ho appena trovato un compagno di viaggio che però se ne sta andando. Ehi, dove vai? Sono rimasta nuovamente sola. Ma guardate che bellezza, che tranquillità, che meraviglia questo il sentiero che sto percorrendo. Forse. Ragazzi, c'è una pozzanghera enorme. Come dovrei arrivare lì? Non ho di certo una canoa. Va bene, circunnavighiamo queste sabbie mobili. Oh mamma ragazzi, è davvero tutto molliccio. Se ci cado dentro... Oh, ecco come sto facendo. È finita. Ditemelo che sono coraggiosa. Incoraggiatemi con tanti pollicioni in alto. Ragazzi, qui ci rimetto le penne. Ma quali penne? Non sono mica un pappagallo. Ci rimetto la pellaggia. Ci sono... Ce l'ho fatta! L'abbiamo superata! Wow! C'è un elicottero! Venitemi a prendere perché non so più dove sono! Aiuto! Ho dei baffi un po' ribelli, mi sa che lo metterò in bocca così come un vero contadino. Spero che non ci abbiano fatto pipì i cani. La salita si fa sempre più ripida e spinosa, letteralmente. Guardate questo albero, ha degli aculei assurdi. Ah, mi sono punta la schiena, che deficiente. Guardatela come si erge con tutti quei suoi massoni lì sopra. Arriverò lì, in cima. Che tristezza sono questi alberi. Ragazzi, guardate, sono degli stecchi secchi senza neanche una foglia. Devo dire che sono un po' inquietanti. Finalmente posso arrivare a toccare la montagna. Certo, c'è un piccolo dirupo. Sono la regina della roccia. Yeah!
Ora arriva tipo una frana e mi accoppa per terra. Guardate quanta cacca, io stavo per metterci i piedi sopra. Che schifo. Ho abbandonato l'idea di toccare il pezzo di roccia perché mi stavo per rompere una gamba. E qui da sola su una montagna non sarebbe proprio prudente, che dite? Anche qui c'è un sentiero, però non ho intenzione di seguire questo qui. Sembra andarsi a schiantare dritto sui massi, quindi mi sa che opterò per la strada. Guardate, ci sono un sacco di colombine su questo albero, avranno fatto i nidi. Sono indecisa se raccogliere dei fiori qui perché ce ne sono tanti, perché voglio fare una corona di fiori. Vi va l'idea? Vi faccio vedere come si fa. Quando ero piccola mi divertivo un sacco a farle, anche le mimose. Mi sa che raccoglierò un gruzzoletto anche di queste, così la nostra corona diventerà ancora più bella. Sì, sì, ho capito, è casa tua e non mi devo avvicinare. Volevo soltanto fare una passeggiata. Aiuto! Tutti i cani ce l'hanno con me, ho paurissima. Ed anche in montagna incontro un gattino. Ma ciao, bello. Ma che sei dolciotto, si fa carezzare. Ma sei più buono di Fufi tu. Tu che in teoria dovresti essere randagio e selvatico. Chiedere, girati. Ma che se ne va? Non mi abbandonare. Ragazzi, direi di aver scalato il più possibile la montagna. Guardate qui dove mi trovo e che panorama. Bene, adesso abbarbicata su questo masso me ne starò qui a fare la mia bella corona di fiori. Vi faccio vedere il metodo più semplice, ovvero prendete dei fiori, dopodiché spezzateli all'altezza di 10 cm e andate a fare con un unghio un buchetto qui, ecco qua. A questo punto non dovremmo fare altro che inculcarci all'interno un altro fiorellino. Quindi facciamo passare lo stelo dell'altro fiore in questo buchettino. Voilà! E a questo punto faremo un nuovo buco qui. E così, via dicendo, lungo tutta la coroncina. La coroncina è chiusa, ma voglio aggiungere le mimose, quindi le intreccerò, insomma, un po' così a casaccio. E voilà, ragazzi! Non resta che provare questa magnificenza! Ma che è? Sembra un uccello piumato! No, direi che sembro più un cespuglio alla recita scolastica. Mi sa che ci sono un po' troppe frasche qui in mezzo. Heidi! Peter! Non mi risponde nessuno! Un San Bernardo, no, Sole e pazza in cima ad una montagna. Questa sarà la mia fine se non troverò un fidanzato. Comunque, fatemi sapere, voi l'avete mai fatto una corona di fiori? Comunque, adesso mi mimetizzo col cespuglio. Dai, proviamo se funge. Ok, ragazzi, potrei essere un ottimo militare. A parte il fatto che mi stavo affogando con questo coso che mi è entrato nel naso. Vabbè. Mi sono punta il sedere. Non ci credo, mi sono seduta su un'ortica. Ma si può essere così sfigata? Cioè, non c'era nulla qui intorno e mi ci sono proprio andata a sedere. Una chiappa in fiamme. Con questo incantevole tramonto e questo splendido panorama io vi saluto e cerco di ritrovare la via di casa. Vi voglio bene, ci rivediamo al prossimo video. Ciao.